Ed eccoci qui alle Terme di Agnano, e già tante persone qui per ascoltare il suo parere e il suo praticamente voglia di andare avanti e di combattere per questa Napoli un po' trascurata. Già si inizia con un passo avanti agguerrito. Cosa chiede di più alla gente? Beh, insomma, chiedo alle persone di rimboccarsi le maniche. La città è in grande difficoltà, la pandemia ha aggravato queste difficoltà, è necessario l'aiuto di tutti. Questo è il motivo per il quale infine mi sono deciso a cedere alle pressioni di migliaia di persone che mi chiedevano di candidarmi. E infine ho deciso di farlo. Chi mi conosce sa che non sono abituato a fare fughe in avanti, ma credo davvero che in questo momento fosse importante assumere su di sé l'onere e la responsabilità di fare un passo in avanti. Ed è quello che chiedo a tutti i napoletani. Occorre trovare la forza, la determinazione per rimettersi in cammino, perché nessuno ce la potrà fare da solo, e abbiamo ormai centinaia di migliaia di persone che vivono una condizione davvero di grandissima difficoltà. E nelle nostre periferie vivono oltre 500.000 abitanti e le periferie sono abbandonate da molti anni. Abbiamo la necessità di ripartire esattamente da lì. Insomma, chi mi chiede da che parte sto, dove può trovarmi, mi trova nelle periferie e con gli ultimi, mi trova con le famiglie in difficoltà, con i precari, con i disoccupati, con le persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese. E lo sforzo che bisogna compiere è esattamente questo: è necessario fare un investimento su queste persone, sulla parte più fragile del capitale umano di questa città, perché non serve solo a loro, serve all'intera città. Se non aiutiamo queste persone che vivono una condizione di infelicità, se non aiutiamo queste persone, persino le persone che possono godere e contare su una condizione di benessere si vedranno anche loro minacciati in quella condizione di benessere. Non per le persone, con le persone, questo abbiamo fatto. E questo, da questo la politica può trarre un grande insegnamento, perché a furia di farla nel modo in cui è stata fatta la politica in questi anni, le persone si sono svegliate senza politica, e questo è stato un guaio per tutti. Si è creato un vero e proprio cortocircuito nel rapporto tra cittadini, politica e istituzioni. Noi vogliamo fare in modo che attraverso la nostra azione le persone possano ritornare a riconciliarsi con la politica e con le istituzioni. Per questo siamo in campo. Siamo in campo perché serve, perché i problemi sono antichi, si sono accumulati negli anni e sono stati aggravati dalla pandemia, che non sappiamo essere non solo un'emergenza sanitaria ma anche un'emergenza sociale. Ecco, l'investimento da fare su queste famiglie, su queste persone in difficoltà, da questo punto di vista serve davvero a tutti. Ci sono molte cose da fare, serve un piano regolatore delle intelligenze, bisogna mobilitare le energie migliori della città, le competenze migliori che ha a disposizione della città, perché davvero possono venire fuori contributi nuovi, nuove di idee, e provare ad avere un atteggiamento concreto e risolutivo con le questioni più semplici, insomma, che devono essere affrontate e che riguardano tuttavia la qualità dell'esistenza dei napoletani. E quindi certo la manutenzione stradale, la manutenzione delle abitazioni di residenza pubblica, il trasporto, le politiche sociali, insomma da lì bisogna ripartire, dalle cose oggettivamente più semplici. E se non lo facciamo con la forza, l'energia e anche la generosità che in questo momento è richiesta, davvero corriamo il rischio di non farcela. Si aspettava tutte queste persone qui in questa bellissima serata alle Terme di Agnano? Beh, a me le persone non finiscono mai di stupirmi, non finisce mai di stupirmi la loro generosità, ma anche la consapevolezza che solo insieme riusciamo ad affrontare questi problemi e anche a cogliere le straordinarie opportunità che questa città ha a disposizione e anche le risorse straordinarie che sappiamo arrivare prossimamente con il recovery plan. Quindi con questa intervista è chiaro che smentiamo l'articolo che è uscito stamattina su di lei, che praticamente si ritirava dalla candidatura. Ma io posso dire semplicemente che nei prossimi giorni incontrerò effettivamente il professor Manfredi per avviare una verifica sulle proposte e le cose da fare. Nessuno di noi due è in condizione di sapere che se esista una convergenza o la possibilità di ridurre le distanze.
lo vedremo insieme, valuteremo insieme se esistono queste condizioni. Per me è importante soprattutto mettersi d'accordo sulle cose importanti da farsi, evitando di fare un generico elenco dei problemi che la città ha. Ma per me è importante stabilire la sequenza delle questioni che devono essere affrontate, come affrontarle, con chi affrontarle e anche come cogliere le opportunità che abbiamo a disposizione. Come centrare gli obiettivi che ci daremo, che devono essere verificati in un tempo breve. Cosa facciamo per il primo anno? Va bene, sarà un piacere allora per noi seguirla in tutto il suo percorso. Grazie. Grazie a lei.